È una mostra che fa fare un doppio, un triplice viaggio, un viaggio già nelle grandi aule delle terme di Diocleziano, che sono quelle più grandi intorno alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, che finora erano un deposito archeologico. Sono delle aule molto importanti anche per la storia d'Italia, perché nel 1911, per il primo cinquantenario dell'Unità d'Italia, erano le aule principali della grande mostra archeologica organizzata da Rodolfo Lanciani, e poi sono anche le aule nelle quali sono state protette le opere del Museo Nazionale Romano durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo voluto far vedere delle opere che non erano conosciute, quindi opere scoperte di recente, come questo personaggio raffigurato come Ercole, che viene dal Parco Archeologico della Pia Antica, che la statua è stata scoperta, restaurata e presentata in 100 giorni esattamente, quindi è una veramente con grande cura nel restauro. Di cui abbiamo poi seguito le ultime tappe. C'è il carro di Civita Giuliana Pompei, che è stato restaurato e rimontato e presentato per la prima volta. In queste grandi aule abbiamo fatto un percorso sul rapporto che abbiamo con l'antichità, un rapporto che è doppio, almeno c'è cioè, un multiplo sicuramente, ma noi abbiamo voluto illustrare un rapporto doppio che si riassume nei corpi delle vittime dell'eruzione del Vesuvio di Pompei, perché è colto l'istante della morte, quindi l'istante. E noi ci immedesimiamo con questi antichi che hanno vissuto delle cose come noi, e hanno vissuto anche delle tragedie come oggi anche terremoti, guerre, epidemie. E poi c'è un percorso sull'eternità, perché questi corpi si sono come congelati nelle ceneri del Vesuvio e sono stati recuperati grazie all'archeologia. L'eternità si conquista, diciamo, dall'antichità attraverso una trasmissione culturale, in particolare per il ciclo omerico, il ciclo di Troia, e quindi si presenta tutto il ciclo della storia degli Achei a Troia, dal giudizio di Paride fino al ritorno di Ulisse in patria, attraverso dei reperti che vanno dal VII secolo avanti Cristo fino al XXI secolo nostro, insomma. E abbiamo avuto, grazie a un partenariato con il Ministero greco della Cultura, dei prestiti spettacolari molto importanti, come per esempio la rappresentazione dell'Omphalos, cioè dell'ombelico del mondo, che era Delfi. Abbiamo presentato la copia che si trova a Eretria, in Eubea, di questo Omphalos. Nella parte invece sull'istante ci sono delle raffigurazioni dei reperti che parlano della vita quotidiana, dell'agitazione del mondo. Questo istante è rappresentato da un rilievo, che è il rilievo del Kairos. Il Kairos è l'istante opportuno, l'istante che si deve cogliere. È una scultura che rappresentava la personificazione di questo momento in cui tutto può cambiare, la storia, la grande storia, ma anche le piccole storie dell'individuo. Le piccole storie sono quelle che sono al centro dell'ultima sala della mostra, con una galleria di ritratti di statue che fanno vedere tutte le modalità di rappresentare la persona, di rappresentare anche la persona che si vuole
perennizzare, divinizzare. Ci sono degli antenati divinizzati nelle stele, statue stele neolitiche, oppure nel gigante di Monteframa. Ci sono delle divinità antropomorfizzate, come la Sekhmet egizia, e poi ci sono dei personaggi che sono dei fedeli dei culti e che sono delle rappresentazioni del defunto che acquista un'eternità, insomma, come questa statua meravigliosa, spettacolare della fanciulla di Santorini, che è una delle più antiche statue monumentali greche del VII secolo e che per la prima volta si presenta al pubblico. Nuovi acquisti del Ministero della Cultura, come per il Museo Nazionale Romano, la famosa e importantissimo Tabula Kinchi, che per la prima volta rappresenta le personificazioni dell'Europa e dell'Asia, reggono un grande scudo sul quale è rappresentato lo scontro tra Oriente e Occidente, cioè la battaglia di Gaugamela tra Alessandro Magno e Dario, il re dei Persiani. E il percorso si finisce con un oggetto piccolissimo che è una laminetta d'oro, che è una laminetta orfica, che è una specie di tessera per accedere a un aldilà beato, dove il defunto si ricorda, insomma, non dimentica niente, si ricorda delle sue esistenze passate.